gli sconfitti piena trionfa, come sempre immortale. Bene, buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta, amici di Siena TV. È un piacere essere finalmente, intanto vado a salutare... Salve, buonasera. Ginevra Trapassi, che ci accompagnerà questo pomeriggio, dove? In questa che noi abbiamo chiamato la Barberata dei Dieci. È un programma che abbiamo studiato insieme alla produzione, insieme a Siena TV, e che ci porterà e ci allieterà questo pomeriggio per poi farci arrivare alla terza prova, che seguiremo sempre in diretta sulle frequenze di Siena TV. Come potete vedere qua davanti abbiamo una piazza del campo. Intanto ripeto, ringrazierei la produzione, chi ha realizzato, come possiamo vedere è tufo vero, questo è tufo vero, piazza del campo ricostruita in scala perfettamente, quindi anzi chiunque voglia venire a vederla dal vero, noi siamo nel tartarugone di Piazza del Mercato. E che cosa faremo? Abbiamo delle ospiti, come potete vedere ho un sacchettino dove abbiamo i 10 barberi. Su questi 10 barberi noi avremo un ospite per ogni contrada. E questo pomeriggio noi ci siamo voluti dedicare alle donne di contrada, una figura che riteniamo, quella della donna, ovviamente quella del contradaiolo è una figura importantissima. La donna in contrada, come probabilmente nella vita, è determinante, e quindi abbiamo voluto come ospiti una donna per ogni contrada. E ne approfitto, apro una parentesi anche per ringraziare la disponibilità di tutte quante le contrade, degli onorandi priori, che ci hanno aiutato a far sì che questo pomeriggio potessimo avere questi ospiti. Faremo un'estrazione subito, andiamo subito a cominciare con Ginevra, che ci dirà chi c'è per ogni contrada. Noi, per fare le cose serie, sacchetto, come potete vedere, non visibile, faremo una barberata vera, perché questa non è una coreografia. Noi qui faremo 3 giri pieni, tranquilli, con un ordine alla mossa che già decideremo fin da questo momento. Quindi io andrò a estrarre, anzi iniziamo subito a estrarre, anzi prima di cominciare vorrei ringraziare anche il nostro barman Francesco Pacciani de The Rock, che si trova in Piandovile, il pub, e che anche lui ci allieterà con qualche cocktail proprio in questo pomeriggio estremamente caldo. Ancora avremo la nostra pagina Facebook Siena TV, dove Passione Palio, e nello stesso tempo il numero di telefono? Allora, il numero di telefono, passeranzi la impressione, per contattarci su WhatsApp. 339 15 20 060, lo potete leggere, Radio Siena TV, abbiamo anche su Twitter, Radio Siena TV. Allora, andiamo subito a fare l'estrazione alla mossa, perché non possiamo perdere tempo, e quindi vediamo quello che accadrà in questo primo... E andiamo a tirare, primo posto al canape e la chiocciola. Chi abbiamo? Con Alessandra Pianigiani. Allora, per la chiocciola Alessandra Pianigiani, buonasera, e facciamo sì, buonasera, grazie di essere con noi. Alessandra si va a accomodare e andiamo a vedere il secondo posto, Nicchio. Quindi, per il Nicchio, Annalisa Masini. Annalisa Masini, buonasera e buon pomeriggio, grazie di essere con noi, ovviamente tutte rigorosamente con il fazzoletto, e andiamo a vedere il terzo posto al canape. Sì, poi si iniziano a dar noia, giustamente la produzione mi dice che si stanno dando noia. Abbiamo il drago. Drago Margherita Moretti. Margherita Moretti, buonasera anche a Margherita, grazie di essere con noi. Eccola qua, sì, vediamo un pochino più avanti, a favore di camera, eccola qua, grazie Margherita, andiamo ancora avanti. Bruco. Quindi per il Bruco, Eleonora Tiravelli, rigorosamente si mettono dietro come a scuola, perché è l'ideale mettersi dietro. Mi dispiace per chi avrà il posto alto al canape e soprattutto avrà il posto davanti, e quindi le nostre ospiti iniziano a essere un pochino tese, no scherzo. Abbiamo l'Istrice. Per l'Istrice abbiamo Serena Seggioloni, grazie, buonasera di essere con noi. Andiamo ancora avanti, siamo già arrivati a 5, quindi siamo a metà. La Lupa, Istrice, oh. Lupa, attenzione. Emanuela Bartoli, vedi? Vedi, viene via, giustamente, vedi, questo è mestiere, si allontana, c'è subito un cambio mossa, però qui siete accanto, perché poi vi dovremo partire, Istrice e Lupa, attenzione, grazie Emanuela di essere con noi. Tartuca. Oh, per la Tartuca abbiamo Sofia Luzzetti. Sofia Luzzetti, buonasera e buon pomeriggio, grazie di essere con noi.
Giraffa. Per la giraffa Alice Razzi. Alice, buonasera. Alice, fra l'altro, in corsa come tutte le altre, però, perché chi lavora, chi aveva impegni in contrada, quindi ovviamente ringraziamole. E qui poi c'è ora una di rincorsa che partirà per prima, perché per chi darà la mossa sarà la rincorsa. Vediamo chi sarà. Aquila al nono posto. Con Margherita Gazzei. E con Beatrice, dico bene, e con Beatrice, siamo due. E quindi di rincorsa all'Oca. E di rincorsa sarà l'Oca, eccola qua. Con Bianca Maria Rossi. Bianca Maria Rossi, che andiamo a ringraziare anche lei. Grazie a tutte quante. Allora, grazie ai nostri ospiti. È uno spettacolo, secondo me, a prescindere da tutto, vedere le 10-11, perché ci fa piacere anche delle due giovani dell'Aquila che sono venute insieme, e questo colore di ognuno dei fazzoletti. Non parleremo di palio, promesso, abbiamo un sacco di domande, non useremo queste che abbiamo, no, scherzo. Allora, come funziona? Andiamo subito a iniziare con la rincorsa. Bianca Maria, buonasera, bisognerebbe che tu venissi qua e ci muoveremo, quindi intanto grazie Bianca Maria. Dobbiamo partire per primi. Quindi devo semplicemente spingere e allora, sperare che arrivi il più lontano possibile. Allora, noi funziona così. Faremo i tre giri canonici. Intanto c'è già un po' di confusione dentro i canapi. Prego, prego. Faremo tre giri canonici. Ovviamente chi parte primo, dalla rincorsa in questo caso, però poi faremo il giro in base alle posizioni. Sicché se il tuo tiro sarà e va, rimane in testa alla fine di tutte e nove, ci proseguiremo e quindi ripartirai te che sei in testa. Allora, io direi la rincorsa subito di farla partire, anche se la giraffa gli sta dando noia a questo momento. E Alice, è così? Eccoci, perfetto, benissimo. No, si può ritirare? Come? Ah, resta ferma un giro, no, questo non l'avevamo detto. No, allora, no, aspetta, questo era il tiro iniziale, fra l'altro c'è già la giraffa in testa, prego. Direi, questa era una prova, perché vai, eccolo, perfetto. Bianca Maria, eccola qua, io la farei venire qua intanto, così facciamo subito due parole con Bianca Maria e ne approfitterei per andare avanti con l'Aquila, quindi Beatrice, vabbè, andiamo con Beatrice. Allora, Bianca Maria Rossi, quindi faccia conosciuta a Siena, intanto te puoi andare, non ci sono problemi, ricordiamo il nostro, ecco, ok. Andiamo avanti ancora, prego anche Ginevra di guidarle loro tranquillamente, okay. Con giraffa a rotazione, lupa e tutto. Perfetto. Quanto. Bianca Maria, vai, di qua c'è la telecamera. Eccoci. Poi noi la confusione ci piace. Accidenti, okay. Tiro, lupa. Cioè giraffa subito in testa. Lei è arrivata tantua, per ultima, scusa. Però. Allora, subito, domanda forse scontata, però il ruolo della donna nella contrada, che credo sia la cosa più importante, l'ho detto prima, però visto proprio da voi, dalle donne. Prego. Allora, le donne in tutte le contrade, quindi parlo ovviamente della mia contrada, la nobile contrada dell'Oca, hanno un ruolo fondamentale. Questo ruolo che è esercitato non soltanto nei giorni del palio, ma ovviamente durante tutto l'anno, moltissime sono le attività a cui partecipano e che consentono appunto di dare quel sale alla contrada e quella continuità di attività che sono fondamentali per il coinvolgimento di giovani e meno giovani. Durante i giorni del palio mi vengono in mente non solo le attività tradizionali, che ovviamente passano attraverso l'organizzazione tramite la commissione dei festeggiamenti, di quelle che sono le scene a prova generale, tutti i momenti di attività e di svago dalla mattina alla sera. Viene in mente una cosa molto bellina, secondo me, organizzata recentemente dal Consiglio. Aspetta, ti interrompo, abbiamo concesso un secondo tiro a Bianca Maria, lo concediamo anche al Nicchio, un secondo tiro iniziale perché c'è da prendere la mano. E non si è fatto le prove di notte, scusateci però. Vai, ok. Possiamo iniziare il giro? Ginevra, guidali te in base al drago che vedo subito primo arrivare al primo San Martino. Margherita è carica. Prego, scusami. No, da consiglio della Troccoli. Devi tirare, sì, Bianca Mancava Maria. La chiocciola. No, devo iniziare Bianca io. Maria. Prego. Deve iniziare Bianca Maria. Se l'ha detto Bianca Maria. Non sono molto abile, mi dispiace. Allora, ecco qua il barbero. Resta fermo. Vai, eccolo qua. Prego.
che hanno organizzato appunto per i giovani e per gli anatroccoli dei giochi sulla strada, i vecchi giochi, per riscoprire anche il territorio. E questo è secondo me un'occasione molto importante, non come contrada a livello di donne, ma non solo. Cerchiamo sempre di organizzare eventi che vadano comunque alla riscoperta di quelli che sono i valori fondamentali di ogni contrada. In modo particolare mi piace anche citare che tutte le commissioni che sono state istituite anche con il nuovo statuto hanno proprio come obiettivo generale quello di rivalorizzare anche quei valori delle vecchie società di mutuo soccorso che hanno sempre caratterizzato agli albori tutte le contrade, tutte 17 le contrade, e che negli ultimi decenni probabilmente hanno anche perso un po' del loro vigore grazie anche o per colpa, è meglio dire per colpa, di quella che è stata l'evoluzione naturale appunto dei costumi e della società. Quindi ci piace dire che le donne con la loro sensibilità, con la loro ferocità, con il loro perpetuare l'attaccamento alle tradizioni sono comunque nodi strategici per cercare di rimettere insieme appunto anche generazioni diverse. Mi viene in mente per esempio il corso non solo dei pittori ma anche delle bandieraie che viene organizzato per tutto l'inverno e che consente alle contradaioli, le contradaioli più esperte di iniziare anche le giovani contradaiole a quelle che sono arti antiche, tant'è che poi anche il rifacimento delle monture, il confezionamento delle bandiere passa attraverso l'operosità non solo delle donne appunto più esperte ma anche delle donne più giovani in fase di apprendimento. E questa è una cosa non da poco, perché bisogna tramandare poi di generazione in generazione ed è una cosa fondamentale. E Bianca Maria, credo che tu ti stia attivando e ci sia molta, anche all'interno della tua contrada stessa, molta sensibilità nei confronti di questo argomento. Io faccio parte di una commissione che appunto attività solidaria e culturale della Nobile Contrada dell'Oja, che ha tanti scopi, ma al di là di quello che è lo scopo più specifico, quello che mi preme sottolineare è proprio che il nostro obiettivo che ci diamo a livello proprio più alto è quello di cercare di riscoprire quei valori e di cercare di trasmetterli anche alle nuove generazioni, organizzando anche eventi trasversali che quindi mettano insieme, ripeto, giovani ed anziani. Abbiamo anche contattato tutti i nostri anziani residenti nel rione, ma anche quelli che risiedono appunto in altre località, anche fuori dal rione stesso, per far sì che possano venire dentro la nostra contrada e trasmettere quei valori di cui parlavo prima ai giovani contradaioli. Fondamentale. Che è fondamentale per la riscoperta appunto di quella tradizione che comunque deve essere sì rinnovata, ma che è anche garanzia di continuità di certi valori che non possono certamente essere dimenticati. Da ultimo mi piace appunto citare anche un possiamo andare avanti, noi intanto. Deve tirare lei. Siamo fermi ancora, attenzione. Però ha dato una mano anche alla chiocciola. Andiamo alla giraffa. Io tanto Ginevra stai guidando te. Va bene? Ok. Ultima cosa? L'ultima cosa che appunto mi piace citare è che grazie proprio a questa collaborazione delle donne di tutte le età, anche qualche uomo ovviamente ha partecipato, ma le donne diciamo sono state quelle che hanno dato la spinta principale, è stato organizzato un mercatino della solidarietà che ha visto il coinvolgimento per giorni e giorni di tutte le generazioni e grazie al quale è stato possibile, insieme ovviamente ad altre iniziative, raccogliere una cifra che ha consentito di acquistare una pista dei barberi che poi si è messa di fronte alle fonti e che anche questo ha l'obiettivo di ritornare, richiamare in qualche modo l'attenzione su quelli che sono i giochi tradizionali della nostra bellissima città. Grazie Bianca Maria, grazie. Andiamo avanti. Sì, ok, mi muoviamo, grazie a Bianca Maria. E il palio. Allora, Ginevra, come sta andando questo palio? Ora vediamo in testa il drago, seguito dall'aquila. No, c'è la giraffa. Scusate, guardavo la giraffa, seguita da drago, aquila, lupa e istrice. Siamo sempre al primo San Martino, sì, però vedo vediamo. Che la giraffa è allenata. Cioè, è arrivata in ritardo, però era allenarsi qua fuori con la pista dei barberi. Esatto. Quindi vedo Eleonora Tiravelli, anzi la fermerei subito Eleonora Tiravelli, eccoci, c'è qui come a scuola. Andiamo più qua. Allora, andiamo di qua, l'ospite di qua, signori, poi sentite che dopo ci cazzeranno in maniera clamorosa, grazie, scusate, però a noi questa confusione piace, cioè a prescindere da tutto, accidenti, la chioccia sta arrivando e Bianca Maria qua c'è da recuperare, Dov'è Bianca Maria? Ah, sta a lei? Okay. Sì, esatto. Speriamo.
Ma la terra è battuta, com'è lo stato del tufo, Ginevra? Va bene? Insomma. È morbido. Un po', sì. Allora, guida te loro e... Okay. Allora, Eleonora Tiravelli, ovviamente del Bruco, stiamo vedendo al fazzoletto. Abbiamo parlato del ruolo che ci ha detto prima Bianca Maria. E casca la giraffa. Attenzione. Battone palchi. E qui non sono stati rialzati come al casale. La rimetto qua, eh? Sì. Deve essere fermo a un giro. Quando uno va fuori sta fermo a un giro. E attenzione al drago perché... No, seguiamo questo tiro di... Aspetta Margherita. Ecco, perfetto. Vedi, Margherita c'ha una classe. Perfetto. Davvero. Allora, abbiamo parlato del ruolo delle donne con Bianca Maria. Eleonora, di recente, io parlerei se non dei cortometraggi assolutamente, perché è stata una cosa talmente particolare, organizzata con tutte le contrade, veramente carina, che ha coinvolto un sacco di bambini poi fra l'altro. Ragazzi. E ragazzi, prego. Sì, quest'anno siamo giunti alla quinta edizione, non è più annuale ma ormai da un paio di edizioni è diventata biennale, anche perché l'impegno che ci vuole per l'organizzazione è abbastanza cospicuo. È una rassegna di cortometraggi fra le 17 contrade di Siena, quest'anno hanno partecipato 14 contrade, il tema era secondo me particolarmente attuale, ora io dovrei andare a fare questa paliata. No, la facciamo. Io te lo, quando sta Eleonora noi interrompiamo. Allora tocca a me. Tocca Eleonora, prego, sì, tocca al Bruco. Attenzione la lupa. No, ma la lupa però se è cascata là, dobbiamo rimetterla dove è cascata, almeno quello si vede, la giraffa io l'ho rimessa. Cioè se è cascata a San Martino, sì. Rimettiti a San Martino. Sì, insomma, proprio avanti, non indietro. Ok. E ora devi tirare il Bruco. Attenzione. Perché però in pancia nel nicchio, il nicchio così avanza. E quindi sta, prego, Ginevra, sì, guidati. Adesso sta all'istrice. Noi proseguiamo con Eleonora. Sì, dicevo che quest'anno il tema era abbastanza attuale, e a mio avviso era Palio 2.0, ovvero sull'onda di tutto quello che era successo l'anno scorso con i filmati di trattenute, di cazzotti messi in tempo reale su tutti i social, la lettera del rettore del magistrato e quant'altro, ci siamo un attimino posti la domanda, e ragazzi che sono nativi digitali che cosa ne pensano di tutto questo? E allora abbiamo provato a stimolarli con questo tema. La risposta è stata ottima perché abbiamo avuto 14 contrari che hanno partecipato su 17, filmati molto carini fra le altre cose perché erano veramente qualcheduno anche di buon livello. Non c'è un premio perché nessuno vince niente. Perché quindi ogni contrada produce un elaborato di un 6 minuti massimi, di 6, sì, minuti. 6 minuti massimo e niente, viene visionato poi tutti insieme con tutte le contrade che hanno partecipato. Avevamo alla serata finale 300 ragazzi nel Bruco. Tutti e questo nel Bruco, secondo a cena. Me era, sì, è stato un modo anche di rivederli questi. Hanno visto tutti i filmati, hanno potuto ridere e scherzare degli amici e dei compagni di scuola e di tutti quelli che erano in quel momento attori. E credo che un pochino non per vantarsi troppo, ma insomma è stato veramente un gran bel successo perché avere 300 ragazzi per un'occasione del genere dove non c'è feste, dove non c'è altro, insomma è stato piacevole. E tutti entusiasti. Io ho visto, io poi per quello che ho vissuto nella mia di contrario, però ho visto molto entusiasmo in questo, ecco, non è che è stato preso perché poi magari ci può essere il ragazzo più timido o meno timido, però ho visto molto entusiasmo, non ero alla serata nel Bruco, però immagino che ci sia stato. Ora affronto San Martino. Allora attenzione, affronta San Martino, poi noi facciamo anche la pausa, vediamo allora, Eleonora, c'è un San Martino, c'è diverse intruppate, tutti hanno paura di cascare. E infatti, attenzione, casca l'istrice, però in questo caso non è colpa di l'istrice, la rimettiamo in gioco. Però, ecco, lui non può entrare perché è uno dei nostri autori che con il braccio, il nostro Laerte Mulinacci, che tentava però, e riprendiamo Eleonora. Quindi sta, però noi, fermi un attimo, facciamo perché si sta sudando, ora poi ci preparerà lui un cocktail, però noi siccome siamo un pochino più birbi, alle nostre signore... ragazze e signore, va bene, abbiamo preparato che cosa, Ginevra? Abbiamo preparato un buon caffè. Abbiamo preparato un buon caffè che era dietro il colonnino. Sì. Eccolo qua, diciamolo. Offerto dalla casa del caffè gentilmente. Prego. Ecco.
La Casa del Caffè. Tutte le migliori marche di cialde e capsule. Caffè Batani, Italian Coffee, Caffè Borbone e Best Espresso. Compatibili con le macchine Lavazza, Nespresso e Dolce Gusto. E poi cioccolata, tè, tisane e prodotti per il cake design. La Casa del Caffè è il paradiso dell'aroma. A Siena, in strada Massetana Romana, 50. E allora rientriamo nuovamente e noi ci siamo fermati al primo San Martino, però è quello che ci piace vedere poi alla fine delle contrade è la nostra pausa caffè. Ginevra, che lo ricordiamo? Sì, offerta dalla Casa del Caffè. Questa non era preparata, è offerta? Dalla Casa del Caffè. Attenzione perché ci saranno domande a trabocchetto per tutti, eh? Non è che chi ha già parlato Bianca Maria Rossi non può riparlare. Noi vi faremo riparlare, eh? Quindi domande a trabocchetto, io no, grazie, okay. Io poi mi affido a The Rock con il nostro Francesco Facciani, il nostro barman, che spero mi prepari un bel cocktail non alcolico, perché io se bevo poi è un problema. E quindi noi eravamo arrivati alla cena nel Bruco, quindi è stata una serata particolare senza premiazione, però sì. E quindi è una cosa da dover ripetere quanto prima, ovviamente. Sì, io credo ormai a questo punto si continua con l'evento biennale. Però finché... Togliamo un po' questi social, cioè non togliamo i social, magari facciamo attenzione a quello soprattutto da Siena, senesi, ragazzi, questo è stato un pezzo, il messaggio, a quello che spariamo, perché internet spesso è un po' pericoloso. È un'arma a doppio taglio, come tutti i social, quindi se si usa con intelligenza se ne può trarre molto beneficio, se invece se ne abusa è come tutte le cose, si rischia di farsi male da soli, insomma, quindi... Grazie. Allora, grazie Eleonora Tiravelli. Ginevra, come stiamo andando? Adesso rientra in gioco la giraffa. Rientra in gioco la giraffa? E prima la giraffa, quindi? Sì, per ora sempre. Rimane prima la giraffa, nonostante il giro che non ha potuto correre. Alice Razzi è preparata. Sì, no, io molto. Volevo continuare, scusate, una battuta a proposito di giovani, e qui mi sembra di essere a scuola, è fantastico perché si stanno nascondendo e ho parlato di giovani. Allora, viene, no, facciamo una chiacchierata estremamente soft, però abbiamo parlato con Eleonora di giovani, abbiamo parlato di social, abbiamo parlato di internet e quindi, non lo so se Margherita Gazzei... Che, scusami, sì, ho fatto confusione con Beatrice, io guardavo lei perché è stata simpatica questa, cioè si vede che è una vera amica, vieni qui accanto, si vede una vera amica perché ha fatto Margherita Gazzei e poi ha fatto così, come dire, e ora Margherita Gazzei, 19 anni, penso la più giovane qua, sì. Noi l'età delle donne non la chiediamo, però la più giovane, perché Beatrice... L'età mia. L'età tua? No, la stessa età. Vieni più avanti. Vieni anche te, Beatrice, possiamo parlare anche lei è un'amica, vedi? Possiamo parlare insieme. Vieni, mettiti accanto a lei di qua. Più qua, noi, va bene così? Drago. Più avanti, il nostro sta regista Andrea ci dice perfetto, a me un attimo mi fa respirare meglio. Andiamo avanti, Ginevra. Sì, adesso noi possiamo andare avanti che c'è da fare tre giri e siamo sempre al primo San Martino, intruppati, e quindi sta a... no, almeno prendi la... andava dalla giraffa. Ok. Allora, parlavamo di social con Margherita e con Beatrice, due ragazze giovani che magari ruoli in contrada credo è il momento inizierete a occuparvene o avere... Speriamo. Per ora no. Ok, però Eleonora stava dicendo il futuro è ovviamente in tutte le cose. Intanto lei... No, lei va a tirare giustamente. Guarda, vedi se stai tiro. Quindi il ruolo dei social, voi state molto su Facebook, Twitter, che social usate voi? Facebook e Instagram principalmente. Prego. Sì, la maggior parte i ragazzi anche oggi usano Facebook soprattutto. E Instagram? Sì. Io sto Instagram, se poi dico però foto. C'è le foto, vedo la mia figliola che lo metto su Instagram e poi c'è un'altra, Snapchat. Quello non lo so usare. Questo nemmeno te. No. Qui Snapchat lo usa nessuno? No, vabbè, questo è... Però stavamo dicendo con Eleonora, il ruolo di questi social, voi avete partecipato voi a questi cortometraggi? No. Però il ruolo di questi social, a vostro parere, cioè com'è che vedete questi social sono più o meno pericolosi e poi questi social nel palio che impressione vi danno? Cioè bisogna stare attenti? Io personalmente penso che il palio vada discusso in contrada e non sui social. Anche quello che è successo lo scorso anno riguardo ai cazzotti, penso che fosse una cosa che doveva rimanere all'interno delle contrade senza mettere a rischio una tradizione. Aspetta un attimo, facciamola ritirare, dai, se no ci fermiamo. Senza tagliare. Allora, scusa, l'ho interrotta, però ha detto
una cosa molto importante. Quello è successo lo scorso anno? Prego. A mio parere sarebbe dovuta rimanere tra le quattro mura di Contrada senza mettere troppo in evidenza quello che succede e quello che non viene capito e non può essere capito al di fuori di Siena. Beatrice? Sono d'accordo con Marg, è stata amplificata tutto quello che è successo, secondo me è stato amplificato parecchio anche grazie a questo ruolo dei social, di video, foto, immagini che hanno girato. Quindi attenzione a questo video. Eleonora, probabilmente Eleonora era dietro, si riprendeva. Perché loro hanno 19 anni, erano, il microfono ce l'ha a Ginevra anche uno. Ah, deve tirare? Un altro microfono credo ce l'abbia a Ginevra. No, loro hanno 19 anni, lo dico a tutte quante, perché c'era la paura prima, dice no, ma io vengo, che cosa... Più io... giovani pronti via? No, ma pronti via, hanno detto comunque una cosa importante, hanno detto attenzione a questi social che sono estremamente pericolosi, detto da ragazzi di 19 anni è fondamentale, è importante. Sì. Dov'è il microfono per Eleonora? Non ce l'abbiamo più, va bene, non importa, lo facciamo dopo. Quindi, uso di internet, questo ovviamente social è importante, ci mancherebbe, però attenzione, va bene? Come si usa e quando si usa. Ma come si usa e quanto si usa? Non avete partecipato a questi cortometraggi, però il messaggio comunque è arrivato, Eleonora. L'Aquila ha partecipato, hanno partecipato. No, loro come persone, come voi come ragazzi. Sì, no, il target dei giovani che facevano queste cose era un po' più basso, si va dai 14-15 anni fino ai 17-18, generalmente è quella fascia di età che in Contrada non siamo né carne né pesce e allora magari il gruppo giovani è più una questione di aggregazione anche. Perfetto, allora c'è un'altra domanda, si va a posto, che si fa? Si parla di altro? No, perché qui c'è paura, quando si fa un'altra domanda, si può andare avanti, no, perché c'è presa. Allora, con voi vorrei, domande facili, con voi vorrei parlare un attimo di questo clima palio, visto che ci siamo. Francesco Caria, questo cavallo, come si sta vivendo nell'Aquila questa atmosfera in arrivo al 2 luglio? È un cavallo nuovo, interessante, è un fantino che penso anche Marghi creda che abbia bisogno di un riscatto. E l'Aquila comunque gli darà il suo appoggio. Marghe? Io... Ci credi molto questo fantino? Ci credo molto, non lo so. Come sono lo fiduciosa, sono speranzosa, mi è piaciuto il cavallo alle batterie di ieri, però chiaramente è un cavallo esordiente. Il fantino viene da un'annata molto difficile. È il momento però ripartiamo da capo con tutta la fiducia che la Contrada gli può dare. Perfetto, allora una la mandiamo a tirare e invece proseguiamo, andiamo a vedere Ginevra che cosa sta succedendo. Grazie. Siamo a tutti e due. Secondo San Martino è sempre in testa la giraffa. È sempre in testa la giraffa, ragazzi. Alice ci aggancia all'interno di Siena TV, mi sa, perché prima c'era il nostro programma. Ho capito, va bene. Quindi, prima la giraffa e seconda Ginevra? La seconda la tartuja, allora, poi seguita da Aquila, Nicchio e adesso tocca al drago. Senti, vogliamo ricordare anche quelli che sono i nostri contatti con la nostra trasmissione, quindi Facebook, prego. Quindi Facebook, su Siena TV, hashtag Passione Palio, poi oppure potete contattarci... al 339 15 20 060, o comunque continuare a seguirci al canale 669 o 682. Perfetto, 339 15 20 060, lo vogliamo ricordare il nostro numero di telefono. Tanto ti do un numero. Allora, prima la giraffa, poi tartuja, aquila, nicchio e drago. E eccolo qua, tiro di Eleonora e il bruco, però è uscito qui, ecco, almeno qui mettiamolo Bianca Maria, e quindi Bianca Maria che è ultima? Pulita? No, ce l'ha io, ce l'ho ultima. Attenzione, però la mettiamo qui. Ecco, questo ci può servire anche per l'anno prossimo, facciamo una pista apposta per Bianca Maria. No, scherzo, l'ha fatta tutta esterna. Ancora la chiocciola e noi andiamo avanti, visto che ecco, deve ancora tirare Alice. E visto che io mi ritrovo qui accanto a Manuela, io coglierei l'occasione per prendere Manuela Bartoli della Contrada della Lupa. Allora Manuela, intanto come siamo messi in questo palio? Tartuja. No, qui è? Qui siamo lì, guarda, siamo sempre al casato. Sì. Quindi siamo quinti, sesti in questo palio qui. Senti, e invece per quanto riguarda il nostro...
Il palio, il nostro palio, l'altro nostro palio è ripartita, per dire quello. Personalmente io sono soddisfatta, poi dobbiamo vedere come andranno le cose. Quello che accade, quello che accade. Allora, il palio è bello per questo, insomma. Queste donne, te sei, vedi soprattutto queste giovani, che impressione ti fanno? Prima parlavamo con Bianca Maria proprio del ruolo della figura femminile nella contrada. Il tuo parere qual è? Il ruolo della donna nella contrada per me è fondamentale, come lo è naturalmente per tutte le altre persone, per tutte le generazioni anche, perché... Sta attenta, intanto, c'è la lupa. È l'emozione, sì. Che ti devo dire? Dunque, sì, appunto, per tutte le generazioni di donne, di uomini, di bambini, quindi importante. Il ruolo della donna, perché ognuno dà il proprio contributo, il proprio apporto alla contrada, naturalmente. Il ruolo della donna, quindi, dà un grande aiuto alla contrada in tutti i sensi, per quanto riguarda proprio il lavoro, che ti posso dire, che riguarda le cene, oppure tutte le altre attività che vengono fatte all'interno della contrada, e chi ha delle cariche e chi non le ha più o non le ha mai avute, comunque ognuno dà il proprio apporto, c'è una festa, che so, ognuno si attiva per portare qualcosa da casa, eccetera, eccetera. Quindi, il lavoro è sempre molto attivo. Poi, e questo a livello della contrada, se c'è da fare qualche evento, insomma, anche avvenimento, poi di aggregazione più che altro è anche uno dei principi. E come a livello della contrada c'è il rapporto che c'hai nella propria contrada anche rapportato a livello cittadino, cioè con tutte le altre 17 contrade, che è una cosa fondamentale a mio avviso ed è molto importante, perché si basa sulla beneficenza, quindi con l'aiuto a chi ha bisogno, sempre a livello cittadino, e c'è una gran bella cosa che è il coordinamento delle donne, esatto, di contrada. Andiamo a parlare di questo coordinamento delle donne di contrada, e all'Uva, che nei giorni scorsi ci siamo sentiti, dove te sei una delle persone. No, lo sono stata, comunque, ecco, mi sono attivata, poi, ho collaborato. Ho collaborato. Nel frattempo. Rista a me? Sì, prego. Allora, ti interrompiamo un attimo, perché Istrice e Luva sono accanto, attenzione, e c'è l'Istrice ora. Attenzione, allora. Interrompiamo un attimo, è consentito l'uso del nerbo, sicché io ve lo dico, perché vorrei poi me lo diciate correttamente, ovviamente, sul campo. Certo. Ho detto uso del nerbo ed è subito fermo. No, andiamo avanti. E quindi ecco, anche con Serena ci siamo trovati, appunto, perché avendo ricoperto il ruolo del presidente del gruppo donne, dell'allora gruppo donne, che si è sciolto come in quasi tutte le contrade, appunto sono rimaste 3 o 4 contrade, non mi ricordo. E quindi appunto abbiamo collaborato insieme. E vengono fatti sono state fatte delle commedie, sono stati fatti tanti eventi, tutto a scopo benefico. I fondi che noi, tolte le spese proprio, le spese reali, poi viene tutto devoluto alle varie associazioni o appunto che sono su Siena, comunque, nel territorio senese. Attenzione, è cascata la giraffa che era prima e ora... Non era più prima? Ginevra? Chi era prima? Ah, la tartuga è passata in testa, ma me lo devi dire, Me devi dire questa cosa. E dimmi. Vorrei anche interromperti per dire che, visto che abbiamo preso un caffè, ci starebbe bene un bel drink dopo, per superare l'imbarazzo. Assolutamente, ora prendiamo il nostro drink che ci ha preparato Francesco de Rock, della birreria Paninoteca de Rock in via Piandovile. Numero 70, analcolica, vero? Però vorremmo finire il discorso con Manuela. Certo. E quindi il coordinamento donne che è formato da chi? Allora, c'è una coordinatrice che è Tiziana Marchetti, della Torre. E poi una vice coordinatrice che è Daniela Ugolini dell'Onda, e una segretaria che è Giovanna Mencattini, Giogia, della Chiocciola. E ecco, quindi sono delle persone eccezionali, io ci ho lavorato bene e appunto abbiamo fatto tante iniziative, l'ultima è stata Passo Passo per i Rioni, e diciamo il ricavato, tutte le donne a giro per Siena, dei gruppi, chi è venuto ha contribuito perché è venuto, chi non è potuto venire comunque contribuito con la beneficenza. Abbiamo fatto le commedie sono state deliziose e molto divertenti. E ristate.
e resta a me. Nel frattempo, Ginevra, ricordiamolo il numero. Abbiamo qualcosa? Sì, esatto. Ci hanno chiesto 339 1520 060, esatto. Cosa ci hanno chiesto? Quindi ci chiedono: bella iniziativa dei cortometraggi nel bruco, sarebbe possibile dare un risalto cittadino in qualche cinema o teatro? Questo ora lo chiediamo, finiamo con lei e poi lo chiediamo. Okay. Aspetta, al volo, una risposta al volo a questo messaggio. È una bella domanda questa, sì. Ma ora cinema cittadini mi sembra anche troppo, però so che la televisione, anche questa qui, manderà quanto prima, esatto, i 14 cortometraggi, quindi insomma andiamo per step, cominciamo dalla TV locale. Grazie, grazie Eleonora, noi finiamo con Emanuela e quindi passo passo per Rioni, è andiamo avanti, l'ultimo. Intanto con il pan. Sì, io ho tirato. Sì, la lupa ha tirato, Cirè Loca. E sì, è stata una bella cosa. Poi appunto le commedie sono state anche divertenti e poi sono anche motivi di aggregazione e praticamente di conoscenza, di amicizia, di tutto quello che ci può essere positivo nello stare insieme. Questo sì. Grazie, è molto importante. Grazie Emanuela, grazie Emanuela Bartoli. La lupa sta tirando il bruco e noi proseguiamo. A chi sta ora? A chi sta? Adesso. Vediamo a chi sta. E io sì, però vedo anche il Nicchio che mi guarda. E io allora andiamo, e noi però, Nicchio mi guarda, però mi sta guardando la produzione dicendo dobbiamo andare in pubblicità, quindi ci fermiamo, pochi istanti, pochi minuti, poi torniamo ancora in diretta, 339 15 20 060 numero di telefono, poi? Sì, poi hashtag Passione Palio per contattarci su Facebook e comunque continuare a seguirci sul canale 682 o 669. Allora, tra pochi istanti ancora in diretta su Siena TV. Allora, rientriamo nuovamente in diretta per la nostra barberata, con la nostra barberata dei 10, in diretta dalla Tartarugone di Piazza del Campo, con noi anche Ginevra Trapassi. Ginevra? Sì. Che dobbiamo dire? Allora, adesso tocca la giraffa. Però ricordiamo anche l'hashtag. Ah, l'hashtag, certo, passione, hashtag Passione Palio su Siena TV, oppure potete contattarci al 339 20, quindi 25 15 20 15, 060. Scusate. Comunque se uno le vuole giocare ha iniziato 25 sì, numeri all'otto, giustamente. 15 20 060, oppure al 669 682 seguirci sulla TV. Allora, come sta andando qua? Per ora conduce la Tartuca e niente, adesso prego. Allora, mentre la Tartuca va a tirare, io vorrei chiamare Zisa, me la sono preparata tutta la pubblicità, Zisa, nonché Annalisa Masini. Ciao. Allora, del Nicchio. Intanto, siccome prima Alessandro Lorenzini aveva parlato di un possibile, ecco, qui parliamo un attimo una cosa importante, di un possibile stravolgimento, ma te che cosa ci dici venendo proprio da Via dei Pispini? Ma io... Stravolgimento di Monte. Io non so niente, a me non sono arrivate punte voci, ero a pranzo lì, ce l'avevo davanti Giovanni Azzeni. E che cosa ti ha detto? Perché prima me l'hai detto, ma hai detto... No, niente, vado andando via, detto a dopo, nel senso, ma parlavo qua, non a me. Adesso sì, tocca al Nicchio, intanto è passata in testa la giraffa superando la Tartuca. Allora, il Nicchio che deve tirare in testa è... Adesso la giraffa, ha rimontato la giraffa. Eccolo qua, il Nicchio ha battuto al Casato, però eccola qua, così parliamo più tranquillamente. Annalisa Masini, ruolo della donna l'abbiamo detto, non vogliamo ripeterci, quello che fa invece Annalisa Masini, Zisa, perché Zisa? Mi ci chiama mio fratello, cioè mi ci chiamano tutti, però eravamo tutti da mio fratello quando avevo 2 anni, tipo, e io non ho più un nome, cioè non hai più Zisa, un nome, sì. Quindi se ti ferma anche un vigile, sono Zisa, non uno, perfetto. Senti, allora, quello che mi è stato detto di te, prevalentemente ti occupi della commissione cerimonie nel Nicchio. Sì, sono, diciamo, una collaboratrice, perché abbiamo la presidente
E che è, lo ricordiamo, Monica Borselli. E poi c'è un grande numero di persone che, diciamo, siamo collaboratori, ecco. Quindi diamo una mano a lei e stiamo sotto, tra virgolette, suo comando, nel senso, lei ci dice cosa fare, noi organizzazione su tutto, quindi compreso. Allora, noi ci occupiamo della contrada e quindi diciamo che non si lavora più che altro quando gli altri si divertono, perché le domeniche d'estate, quando girano le contrade, bisogna esserci noi per preparare. Tutte donne, no? No, misti. Misti, sì. Quindi sì. Non per forza la figura femminile, no, però no, il presidente. Assolutamente. Il presidente dipende, ora è femmina, cioè, però non è che per forza deve essere una donna, ecco. Ho capito. E niente, noi per esempio d'estate siamo quelli che ci occupiamo delle sbicchierate per le contrade, dei rinfreschi per le alleate, organizziamo tutto noi e per esempio poi prepariamo tutto per la cena della prova generale, serviamo insieme anche altri ovviamente, perché se no siamo preparate troppo per voi. Quanti però, perché la cena generale noi si chiude a 2000 di solito, perché non ci si entra. Numero chiuso? Sì. Ho capito. E quindi prova generale e poi tutte le cene, immagino, fino a poi arrivare, penso, anche alla Pagna. Allora, no, i cenini in realtà, allora no, per la fiera si lavora tutti, non c'è divisione lì. Però la commissione coordina? Ci sono delle commissioni specifiche, poi c'è i responsabili dei padiglioni, che sono loro che organizzano come sistemare il loro padiglione, insomma, e per i cenini tipo di palio invece si organizza, insomma, se ne preoccupa la commissione servizi. E insomma niente, ecco, quello non ci spetta a noi. Noi organizziamo magari le feste più cerimoniose, ecco, il Capodanno senese, il banchetto, s'apparecchia. Sì, insomma, le cose. Lavoro di contrada, c'è sempre, sì, c'è sempre. Sì, sì. Ci apprestiamo a questo deluglio, che ci dici? Ma cosa dire? Dopo 18 anni la speranza c'è sempre, a prescindere. Anche perché te sei abbastanza giovane. Io ho 26 anni, l'ho visto vincere a 7 anni e mezzo. A prescindere da Cavallo e dal Fantino, io sono di quelle, sono sempre ottimista, perché se no, se uno inizia anche pessimista, poi si va da poche parti. E niente, speriamo bene, vediamo, insomma, ecco, io fino al 2 di luglio non dico niente, perché tanto non ha senso, ecco. Allora, qui Scaramanziano non diciamo niente, ringraziamo Zisa, grazie Zisa. A voi. Grazie. E allora, andiamo avanti, proseguiamo. Ginevra, sì, che cosa sta accadendo? Continua a condurre la giraffa, comunque seguita dall'Aquila. Quindi c'è stato un capovolgimento di fronte, cioè, perché c'era la tartuca prima. No, tartuca, poi giraffa e di nuovo giraffa, come tartuca, si riconferma la giraffa. E dopo, terza? Quindi abbiamo la tartuca e adesso... E terza chi è? L'Aquila, scusate, perché la chiocciola è stata doppiata, sì, esatto. Ecco, allora andiamo avanti, ecco, con la giraffa. Vai per noi, andiamo. Sì, sta a te che è prima. Facciamo tirare la giraffa. Ecco, io non volevo deconcentrarla, però ora, siccome a noi ci è venuta sete e c'è il nostro buon Francesco Facciani che dal suo pub The Rock. Aspetta, mi sposto un attimo, non so se ora il regista mi allargo, ecco, prima che me le dica di tutti i colori. Francesco, che cosa ci ha preparato? Gin mare. Gin mare? Cioè, il gin mare? No, io sono ignorante. Gin mare, ecco qua, aromatizzato a erbe mediterranee. A erbe mediterranee? Sì, ecco qua. Quindi qui di analcolico zero? Assolutamente. Ecco, quindi, allora qui c'è un gin mare, questo è un pub aperto, lo ricordiamo? Nuovi, siamo quasi da 2 mesi. Quasi da 2 mesi, via Piandoville numero 70. Piandoville 70. E quindi, apertura, orari? Orari la sera dalle 8 alle 2 di notte. Quindi? Paninoteca, birreria e cocktail. E cocktail, gin? Gin mare. Allora, qui c'è un gin mare, io se lo bevo, qui c'è un gin mare pronto, chi è primo? Alice? Allora, noi si sarebbe pensato a te per questo gin mare, per vedere un po' di... No, non lo so. Allora, torniamo qua e ci muoviamo con il telefono. Non il telefono. Ah, racchetto non girata, avete ragione, scusate. Ginevra. Sì, allora. Il numero e il... Certo, potete continuare a seguirci sulla pagina Facebook con hashtag Passione Palio, sul canale 669-682 o comunque contattarci all'SMS al numero 339-1520-060. Allora, siccome stavamo parlando della chiocciola che era doppiata, io ne approfitterei però per chiamarla la chiocciola con Alessandra Pianigiani, perché Alessandra... Ecco, andiamo avanti ancora, nel nostro... Sì, certo.
C'è anche richieste per i cocktail, attenzione. No, se qualcuno però vuole un cocktail particolare, Francesco ve lo prepara, se avete sete, potete chiederlo. Attenzione, è caduta la tartuca. Alessandra Pianigiani, ecco a te il gelato. E qui iniziamo a parlare di un sacco di cose, perché Alessandra fa veramente tante cose. No, però, gli altri sono sicuramente la più grande di questo gruppo e di conseguenza... è ovvio che ho fatto in contrada più cose di altri. E quindi l'esperienza. Però io con te volevo parlare, perché ci sarebbe veramente tante cose da dire, di questi sonetti. Vedete, Allora, io sono una che ha iniziato scrivendo una lirica. Ecco. Scrivendo questa lirica, che la dedico onestamente, allora questa lirica è stata scritta per la sezione Piccoli Chiocciolini, perché forse non tutti sanno che la sezione Piccoli Chiocciolini, nata per prima a Siena nel 1933, è nata per una sbornia. Ecco. Ed è una cosa molto bella, perché è nata per una sbornia del tamburino, l'unico tamburino, perché all'epoca i tamburini e gli alfieri andavano a girare nelle varie contrade, c'era proprio un gruppo. E nel frattempo il vento si fa sentire, ma noi siamo sempre qui, il tartarugone regge, andiamo. E quindi l'unico tamburino veramente in gamba della contrada Chiocciola, il 15 d'agosto del 1932 prese una sbornia fantastica. E il 16 non era in grado di suonare. E quindi che cosa successe? Successe che si prese il tamburino dalla contrada del Bruco, un certo Bachera. Allora, da quel momento, il priore e l'allora economo decisero che possiamo i bambini dai 6... Andiamo, figuriamoci. Ecco qua. E vai. E siamo andati. Allora, attenzione al faro dietro, sì, vieni più, ecco. Si creò una sezione dei piccoli dai 6 anni per insegnare l'arte del tamburo e della bandiera. Proprio per questo io scrissi questa lirica. Andiamo a sentire questa lirica. E quando dalla bocca del casato il rotellino dice Chiocciola entra, e tu inizi il rullo ed alzi fiero il mento, con te l'intero popolo di San Marco entra nel gioco. È questo il sentimento, ne son certo, che fece dire all'onorando Orlando, mai più senza, convenne Vittor Hugo, e l'avventura dei piccoli iniziò, di padre in figlio s'è poi tramandata, ma questa un basta per chiamare a raccolta. Ora ed ora, da solo, ad allenarsi, ad ascoltarsi, per migliorare il passo della diana o l'incalzare armonico del rullo. Altra cosa è la coppia degli alfieri. La loro... mi metto gli occhiali, sono... Siamo quasi in fondo senza... potevi dire, attenzione, mancavano gli occhiali. Prego. Allora, mi dice la giraffa che servirebbero gli operatori del comune per risistemare il tutto. Attenzione, allora, no, questa è una cosa importante, Alice, perché qui siamo quasi a livello... Però aspetta, finiamo il sonetto, dove eravamo arrivati? Altra cosa... È la coppia degli alfieri. Da loro viene il segno della passione, d'essere nati con questa fede, amicizia, complicità, fiducia e gioia di stare insieme. Si leggono nell'armonia composita del gioco realizzato all'unisolo, e il fruscio della seta amplifica toccando il cielo e il cuore nell'alzata. Accidenti, complimenti. E anzi, vedi, anche la plata. Allora, tanto sta a te a dover tirare. Io invece inviterei la produzione, io non so, perché questa è una cosa importante, siccome Alice è prima e non solo qui, cioè ormai siamo a livelli, ci sta dicendo la terra non è battuta abbastanza bene, però siamo all'ultimo San Martino lì, siamo al terzo San Martino. Ma per Drago non è battuta abbastanza bene, ha ragione. Ma il Drago tira ancora, non si sa che fa, il Drago, lo doveva notare il Drago, capito? Allora, tartuca, quindi giraffa, Ginevra come sta andando? Per ora adesso conduce la tartuga seguita dalla giraffa. E poi terzi, dice anche terzi, quarti, sì, quinti. Sì, quinti, tutti. C'è l'aquila, quindi seguita l'aquila, nicchio,
e o drago e poi ovviamente asciugarsi. Allora andiamo avanti allora, al volo, ecco. Ti dicevo appunto, sì, prendo poco tempo. Da questo mi è venuta la passione per scrivere il sonetto, al che sono stata alla scuola nel Bruco di sonetti e il sonetto, diciamo, che ho portato per leggervi è un sonetto dedicato a tutti gli economi di tutte allora, le contrade. Tutti gli economi di tutte le contrade. Sentiamo questo sonetto. Caro economo, la tua è una missione, una carica a vita. Pur quando smetti, ti brilla l'occhio a vedere i braccialetti. Nella contrada è la tua professione. Di ogni cosa fai manutenzione. Ami il profumo antico dei assetti. Tavole e sedie d'inverno rassetti. Te sei preciso, attento, un fai l'istrione. Scorre calma e pacata la passione dalle mani pensanti sugli oggetti. Sarride la vittoria nell'agono, su bandiere e monture, non difetti l'attenzione, come te o no ambizione. Tomaggio, costi versi se permetti. Allora, mi sono permessa di fare queste, perché io non sono l'unica sonettista. Ci sono altre contrade che hanno delle bravissime sonettiste, come per esempio Elena Negro della Torre, che ha avuto anche la fortuna di fare il sonetto della Vittoria, oppure come Franca Anselmi della Tartuja, oppure come un'altra contrada che mi stanno scrivendo in molti che Zisa non ha tirato due volte. Chi? Nicchio non ha tirato due volte, quindi la facciamo Zisa. Tirare altre volte. Zisa ha tirato due volte? Sì, allora perfetto, siamo a posto. Cioè ha tirato troppo? Ha tirato. No, ha tirato una volta in meno. Ah, una volta in meno, Zisa, attenzione. Quindi? Cioè, quindi la stanno seguendo, giustamente, sì, anche la bene, dice, vuol dire che ci seguono con attenzione. E quindi, no, hanno ragione. Ma questo era compito tuo, anche. Però adesso, visto che non doveva tirare, ha tirato, siamo pari. Perfetto. Qui ormai allora, è una bolgia, come vedete, è quello che piace a noi, Cioè, si sono eliminate, si è rotto il ghiaccio, si sono eliminate le seggiole, fra poco certo. Poi, anche perché siamo all'ultimo giro a San Martino, Sì. No, infatti, allora, sono sempre noi, comunque l'ultima, quindi non ho problemi perfetto. In questo senso. Noi ti ringraziamo, Alessandra, perché è stato veramente un piacere sentire questi sonetti, grazie tante. Sì, infatti era quello che potevo fare, cioè nel senso dire che in contrada le donne possono fare anche tante altre cose, soprattutto perché spesso e volentieri si pensa alle donne solo in cucina, si pensa alle donne solo nelle relazioni con gli altri perché forse ne siamo più capaci, ma non si pensa che si possono fare tantissime altre cose e che si può insegnare. È vero, infatti noi guarda, abbiamo fatto appunto questa trasmissione questo pomeriggio dedicata alle donne proprio per questo. Manuela voleva aggiungere qualcosa. Una cosa che non avevo detto prima, e cioè quando mi sono riferita alle commedie. Le commedie sono state scritte da una donna di contrada, la grande Letizia Cittatelli della Torre, anche lei, la quale saluto. E altra cosa molto importante, quindi noi giochiamo tutti in casa, ecco. E quindi, tra di noi facciamo di tutto. E questa è una cosa molto importante e soprattutto il clima, io vedevo che parlavi sempre con Serena. Dove è Serena? Eccola qua, Istrice Lupa qua, allora, a parte le battute, però c'è un buon clima, vero? Vieni Serena, vieni, già che ci siamo ne approfittiamo, perché Serena, intanto come sta andando il palio qui? Qui male. Come qui male? Sono penultima. Penultima perché io credo è Bianca Maria Rossi. No. Ah, terz'ultima, scusa. Bianca, guarda, era l'ultima chi era? Il Bruco? Ultima la chiocciola. Ah, la chiocciola. Bianca Maria ha recuperato la grande, era partita. Grande. È vero, ho capito. Mm. Ha fatto un paio mascherato, ho capito. Allora, Serena Seggioroni, figura, altra sì. Figura importante per altre cose in ambito femminile, per quanto riguarda invece l'arte di dipingere. Perché intanto te, Strisciaiola Doc, hai ricoperto qualche ruolo in contrada? Sono stata 3 anni fa responsabile delle donne, però non ci sa il gruppo femminile. Il gruppo femminile no, sono rappresentante delle donne di contrada e ora momentaneamente sono nel giornalino, nella redazione del giornale della Culeo. Ho capito. E quindi? In ambito anche perché insomma disegno e mi piace dipingere, soprattutto nella seta.
dipingere nella sera. Ho avuto l'onore di dipingere insomma le bandiere di piazza che tuttora che stanno ora. Sì, e sono già entrate anche l'anno scorso. Le bandiere e il tamburo. Aspetta, io interrompo perché nel frattempo Francesco sta preparando da bere. Si può fare una bevuta tutti insieme? Certo. Qui non c'è problemi. Cioè, qui siamo in un crescendo, ci siamo messi tutti a sedere come a scuola, invece siamo un crescendo, si può andare a bere. Francesco, falle bere queste ragazze perché dopo c'è la prova, dovrebbero arrivare, mi dice, una produzione abbastanza calda in piazza. Andiamo avanti. E quindi hai dipinto bandiere che entreranno ora e il tamburo. E il tamburo. No, e quanto ci vuole per dipingere una bandiera? Ci vuole su ti interrompo. 2 mesi. Poi si prosegue. Allora, eccola qua. Prego. Serena, è nella buca, c'è una buca alla mossa. La buca ci vuole per dipingere una bandiera? A me, insomma, è su 2 mesi. E un tamburo? Perché, no, un tamburo un po' di meno, però insomma... la costruzione è più lunga, io dipingo e basta, la costruzione è molto più lunga, molto più elaborata. Ho capito. E anche perché la bandiera viene dipinta quando è già stata tutta cucita, sicché quindi, non si può sbagliare. Ma ti occupi anche fazzoletti, fai anche queste cose qua, quindi dipingi solo per gli istrici o... Ne ho fatte anche di altre contrade. Quindi dipingi il lato che fai te anche su un fazzoletto e solo il pezzo cucito e poi o dipingi anche tutto quanto anche il fazzoletto tutto quanto è capitato. Fazzoletto, e quanto ci vuole per esempio per dipingere un fazzoletto intero? Ci vuole 2 settimane, tutto è se uno un mesetto insomma ci vuole perché bisogna stare attenti perché non è una cosa, cioè se si macchia rimane macchiato. E l'idea di dipingere un paio? Ho provato anche a fare bozzetti, sì, ma ho avuto poco successo. Vabbè, vediamo. Vediamo in un futuro. Sei ancora molto giovane, però, Serena, sei giovane. Ho fatto delle pergamene per il Masganano e ho fatto anche delle pergamene per il Mangiadoro. E questo è una cosa molto bella. Vabbè, c'è ancora tanto tempo. C'è ancora. Quindi sul palio continuiamo a provarci. Sì, sì, assolutamente. Quando c'è ci sarà. E il bozzetto, nel senso, continui a mandarli. No, perché quando c'è il concorso, se ora non c'è il concorso. Sì, sì, no, certo, non... quando c'è il concorso, però te continui io sempre a provarci. Sempre a provarci. Okay. Allora, Serena Seggioroni, magari chissà che se la vedremo un giorno nel cortile a presentazione. Va bene, in bocca al lupo, intanto bocca al lupo anche per questo palio. Sta a Serena. A chi sta? A lei. E lei ha saltato un turno, eh? Lupa, giusto. A lei è ferma. Allora, andiamo avanti perché fra poco, mentre Francesco continua a fare... È pronto un altro cocktail? Che come si chiama questo? Ah, questo è un Negroni. Questo è un Negroni, quindi possiamo... Vai. Attenzione, sì, anche perché... No, ferma. Attenzione, Bruno, ferma. Perché qui la giraffa... che ha fatto? La giraffa potrebbe... Potrebbe anche vincere questo palio dei barberi. Potrebbe, non siamo si può ancora dire. Cioè c'è già tutta la gente. Attenzione prima di entrare in pista. Attenzione. Il palio non si può mai dire. Alice prima con la giraffa. Ho capito, sì. Prima. Quindi, seguita prego. Da Aquila e Tartuca. Allora, andiamo avanti ancora perché... dov'era il drago? Ho perso il drago. Allora, qualcosina bisognerà dirla noi. Allora, facciamo venire Margherita Moretti. Ecco qua. Buongiorno. Margherita Moretti, buongiorno. Come sta andando sto palio? Dove siamo? Siamo ora sono vado dritta. Come se non, dritta? Se non esco potrei rimontare. Allora, possiamo far saltare un giro alla giraffa per tirare. No, scherzo, volevo vedere se eri pronta. Chi è pronta? Allora, Margherita Moretti, sì. Dragaiola doc, anche lei, insomma, come le altre tutte doc, ovviamente. E ruolo in contrada attualmente? Attualmente sono nel consiglio di società. Consiglio di società attualmente, però ci sono delle cose che hai fatto, soprattutto stavamo parlando prima dei signori del brio e addetti ai giovani. Esattamente, quanto sono partita tempo? Con gli addetti ai giovani quando ero ancora giovane, giovanissima, sono giovane. Perché ora sei vecchia, no? Scusa se ti interrompo, ma adesso tocca la giraffa, potrebbe essere. Allora attenzione, possiamo vedere l'arrivo, perché è anche la regia che stiamo per... Mi raccomando, attenzione, non so se c'è il Mottaretto anche, non abbiamo preparato il Mottaretto? Si fanno non lo so, attenzione, ho messo in difficoltà la regia, però no, ferma Alice. Io fossi un signore però inizierei a girarmi, a aspettare anche gli altri, visto mi fanno fantini, cioè che fa, vuoi finire subito così? Vuoi finire subito? No, chi c'è più vicino, l'Aquila? Sì, Aquila, Tartuca. Allora, abbiamo il Mortaretto? Drago. Non abbiamo il Mortaretto, però
Ok, lo devo fare io, perfetto. Vabbè, boom. No, lo provavo prima. Attenzione, potresti uscire e attenzione. No, no, ancora no. No, aspetta, no. L'arrivo è qui. L'arrivo è qui. Niente. Eccolo qua. Quindi niente, abbiamo suspense, giustamente. Alice si vede che c'è le aderenze con le Lorenzini, eh? Allora, a detta piccoli, quando eri giovane, giustamente, e ora quindi sei sempre giovane? Poi, dopo a detta piccoli, sono entrata nei Signori del Brio, che è il gruppo che si occupa principalmente dell'organizzazione delle feste, della cena, della prova generale, insomma, degli avvenimenti più grandi. Attenzione, che la tartua ci stava per... Beh, si è fatta male. E poi c'è questo Insta Drago. Quindi sì, Drago. Allora, ecco, quello è una cosa che abbiamo fatto per la nostra ultima vittoria. Io ero nella commissione del numero unico. Stassi, ti interrompo, sì, vai a tirare. Allora, ormai qui è bolgia totale, addirittura Ginevra, no, scusami, la regia ogni tanto dovrebbe beccare Ginevra che andava proprio a prendersi il cocktail. Ma la rete era molto buona e ho voluto verificare. No, attenzione, i barberi non ve li diamo da portare a casa. Poi, dov'eri? No, dove sei andata? Ah, è uscita. È passata da sotto piazza, cioè è uscita dal Gavinone. È riuscita dietro. Prego, Margherita. Quindi, questo Instagram. Quando abbiamo riportato la nostra ultima vittoria, io ero nella commissione numero unico, capitanata dalla fantastica Susanna Marino. Ormai è una boggia. E abbiamo pensato di inserire una novità, quindi oltre ad un numero unico, diciamo classico, abbiamo inserito un nuovo volume dove volevamo coinvolgere più contradaioli possibile attivamente, quindi abbiamo chiesto loro di inviarci una loro foto. Che foto sono arrivate? Tutti i tipi? Di no. Tutti i tipi, accompagnata da una didascalia di tutti i tipi. C'è qualche aneddoto di qualche foto particolare? Ma non si può dire, ci sono anche cose, no. Sicuramente sono venute fuori delle cose che non ci aspettavamo, da persone timide che si sono sbilanciate, persone un po' trattenute, si sono emozionate. È stato fatto la seconda parte del numero unico, quindi abbiamo una parte di numero unico dove ci sono 400 dragaioli che si sono in prima persona esposti con foto e con didascalie, perché volevano comunque... Questo è successo nel 2014, quindi due anni fa. Sì, volevamo proprio che dimostrassero in prima persona, no, l'idea è stata di Susanna Guarino, che era la capa della commissione numero unico, la coordinatrice della commissione numero unico, una grande coordinatrice. Sì. E Andrea, adesso tocca la giraffa. Attenzione, tocca la giraffa, pronti con il mortaretto. È questo momento, e pregherei anche i fotografi tutti quanti di essere pronti. E Lorenzi, ecco, se Alessandro Lorenzini, non so, dovresti entrare in piazza sul lato di là a prendere il cavallo, perché sta vincendo la giraffa. Attenzione, ti ha chiesto la presenza di Alessandro Lorenzini. Attenzione. E vince la giraffa, complimenti. La giraffa ha vinto. Ora però andiamo ad intervistare anche la giraffa. Volevo finire con Margherita. Eh sì, c'è la foto anche per... Ecco, le foto che poi saranno disponibili da domani. Il rullino sarà disponibile. Alice, ultima cosa. E così che si respira il drago? Una bella aria. Sì? Sì. Okay, ma pregato di non fare domande particolari, sì, perché... Finisce, però, no. Cioè, siamo contenti. Un bel fattino, un bel cavallo. Certo. Ecco, non aggiungiamo altro. Va bene. Grazie a Margherita, grazie. E quindi noi siamo arrivati alla vittoria della giraffa, però vorrei finire perché dice sei entrato nelle fotografie. Possiamo finire, Ginevra, questo certo, giro? Adesso tocca all'Aquila. No, e mi manca, io a proposito della vincitrice, te le bevi tutte, Alice è fantastica, il terzo cocktail. Vieni. Allora, finiamo il giro per vedere chi arriva secondo, terzo. Questo è il microfono, Alice. Certamente, però quello era da bere. Allora, Alice Razzi, oltre ad aver vinto il palio, la prima pagliata dei barberi qua a Siena TV, ti sei occupata del gruppo Nicchio, piccoli, la giraffa? Sì, un paio di anni fa sono stata addetta al gruppo piccoli, ma sono una contradaiola semplice. Contradaiola semplice, sì. Quindi... però ti dai da fare, lavori... Sì, cioè, sono purtroppo poco presente in questi giorni perché lavoro... Devi lavorare seriamente, certo. Però appena stacco... Ecco.
vado molto volentieri insieme ai miei amici, tipo oggi sarei di servizio in cucina, sono passata. Oggi sei di servizio in cucina stasera? Sì, no, oggi, cioè, ok. Ero al lavoro io, quindi, mia, ero di là. Ho capito. Senti, Enrico Bruschelli... che tra l'altro è un altro ragazzo giovane che conoscete, sì, bene, è ritornato già da voi, com'è il... Sì, si è fatto il suo esordio da noi e penso sia comunque un ragazzo semplice, spero so che riesca... C'è un buon clima comunque anche con i giovani della vostra contrada stessa. Sì, è un ragazzo, cioè, più o meno un po' più piccolo di me, quindi è un ragazzo sicuramente da fare l'esperienza, sicuramente... è formato e tutto, spero tiri fuori quel carattere che credo abbia. E quindi c'è... Non è semplice, ecco, essere già figlio comunque di un Luigi Bruschelli che ha fatto, possiamo dire, la sua storia nel palio. E quindi c'è molta attesa per questo 2 luglio? Sì, no, ecco, no, siamo tranquilli. Ho capito. Ecco. Vabbè, intanto però te hai messo un punto esclamativo. Io ho messo un punto esclamativo. E quindi dice, io il mio l'ho fatto, ora esatto. Sarebbe bene. Va bene. Allora, io, siccome siamo vicini... Attenzione, ecco, Sofia Luzzetti, che io bloccherei, perché pensavi di sgabellartela te. Vieni. No, vieni qua. Come siamo a questo palio? Come sei arrivata? Che senso? Questo. Ah, come siamo arrivati terzi, credo. Terzi, quindi sì. Tutto sommato non è andata male, perché c'è stata una bella lotta giraffa-tartuga. Sì, per un momento ero prima, okay. Però un momento e basta. Ok. Ci sei sperato. Senti, Sofia Luzzetti, che faceva parte del gruppo donne, sì. Dico. 4 anni fa, 5 anni fa più o perché meno. Non c'è più il gruppo donne non per quanto più. Riguarda la contrada no. Della Tartuga. No, c'è sempre la compagnia di Sant'Agata. Ok. Però adesso attenzione, è io ti interrompo, però il tiro di Bianca Maria Rossi, se la regia ce lo rimanda al replay, è fantastico, perché questa inizia a essere mestiere. Ha fatto un San Martino, ha preso un ottimo San Martino, sta recuperando, ecco. E quindi c'è, hai detto, la compagnia? La compagnia di Sant'Agata, che adesso è composta sia da donne che da uomini, perché diciamo non è, cioè 4 anni fa quando ero io era diciamo come prima, cioè era un posto da donne e serviva a coinvolgere le donne nell'attività, però adesso questa situazione non ha più bisogno di esserci e quindi niente, adesso coinvolge un po' tutti i contradaioli. Scusa, sì, ti è lo te, ho tirato 2 volte e quindi coinvolge tutti quanti i contradaioli. Sì. Però il ruolo, ora te sei giovane, però inizi a avere un'età, si può dire? Si può dire, no? Dipende, no. 24 anni, no, è un'età, inizia a essere importante, quindi non giovanissima di quelle, certo. Quindi inizia a essere pronta per essere dentro in qualche ruolo anche forse più importante. Sì, diciamo che a malincuore lasciai perché diciamo problemi lavorativi, diciamo, ecco, principalmente per quello, perché non lavoro più a Siena e quindi era impegnativo, non mi piace ricoprire una carica e poi non poter essere presente. Sì, senti, questo palio invece non te che battuta facciamo, Walter Cedu, detto Bighino? Noi ci si spera sempre fino alla fine. Certo. È stato, non ci si aspettava, perché lui non molto ci si aspettava. Il cavallo è un cavallo e ormai era già, non vi si dia una rivelazione, però era già nella stalla della Tartuga. Addirittura. Perché è la terza volta e noi saremmo già lì pronti a prenderlo, è la terza volta e ci tocca. No, quindi conosce la situazione, ci si conosce? No, conosce tutti, ormai si è salutato, ormai è di verrà battezzato. Ecco. Ho capito, quindi grandi aspettative e grandi speranze per il 2 luglio. Vediamo. Sì, noi si vede, noi ci siamo e si spera fino alla fine. Bene, grazie anche a Sofia Luzzetti, vedo che qui ormai Ginevra è una bolgia e Eleonora ha fatto l'ultimo giro tutto fuori, però attenzione anche a questo perché Istrice Lupa, vediamo, fra Manuela è finito e tutto, però vediamo chi arriva prima a questo punto, noi siamo abbastanza... in chiusura, però sì, pregherei...
ormai ecco, anche qui Alice e la chiocciola e giraffa ormai al bar, Alice è arrivata dopo, ma no, giustamente dice io ho vinto, voi potete andare a bere, fate un po' voi quello che faresti, come si suol dire. Allora io pregherei, visto che siamo in chiusura, intanto vi ringrazio tutte quante perché è stato estremamente piacevole avervi qua, è stato come avete visto molto semplice la cosa, è stata fatta una chiacchierata, però abbiamo sottolineato il ruolo di ognuna importante, iniziando proprio da Bianca Maria che ci ha fatto la panoramica sul discorso del ruolo delle donne. Ginevra doveva ricordare che cosa? Che comunque potete continuare a seguirci anche domani sera alle 3:30 sul canale 669 682, contattarci al 339 15 20 060 e comunque anche seguirci sulla pagina Facebook Siena TV con l'hashtag Passione Palio. Allora, noi siamo in chiusura, ringraziamo tutte quante di essere state con noi, spero che ci sia nuovamente l'appuntamento ad agosto, e mentre Susanna Guarino vorrebbe metterci tutti insieme per vedere di fare una bella foto, la foto in diretta, io tanto mentre facciamo la foto andiamo avanti. Noi domani proseguiremo con questa paliata, con questa barberata dei 10 e avremo altri ospiti, lo possiamo dire che ospiti avremo domani, avremo gli alfieri tamburini, un alfiere e un tamburino per ogni contrada. Che sono entrati in piazza, quindi avremo domani modo anche di poter, domani ci spostiamo nella figura maschile, però avremo modo di poter fare un'altra paliata e come avete visto è stato abbastanza simpatico. Alice non sarà presente domani, però guarderai da casa? Che ore sono ora? No, noi iniziamo verso le 3:30 domani. Allora, sono al lavoro. Allora niente, non guarderai, però domani ci sarà un'altra paliata, c'è quella d'agosto domani. Vai. Va bene. Poi non anticipo. Allora, grazie a tutti, ripeto e vorrei ricordare nuovamente, ringraziare le contrade e gli onorandi priori e la dirigenza, lo staff che ci hanno dato modo e sono stati collaborativi e soprattutto voi della vostra presenza. Grazie anche a Francesco Facciani dei The Rock Pub e Ginevra Trapassi. Sì. Grazie. Grazie a te. Ciao, Andrea. E senza fazzoletto, però lo vogliamo dire, con questo elefante davanti, penso accanto a Bianca Maria, è abbiamo perfetto. Già fatto Oca Torre accanto. Noi vi diamo appuntamento domani alle ore 15:30 per quanto riguarda la barberata dei 10, mentre proseguiamo su Siena TV perché tra pochi istanti ci trasferiremo ancora in Piazza del Campo per quanto riguarda la terza prova da seguire in diretta. A tutti un cordiale buon pomeriggio. Siena trionfa, come sempre, immortale.